La tradizionale fiaccolata si sono concluse le commemorazioni della strage di Via D'Amelio. Tanti politici che hanno partecipato, ma anche sindaci di un'ottantina di comuni. C'era per noi Giorgio Ruta. Dietro allo striscione Paolo Vive, tanti esponenti di primo piano della destra hanno sfilato per ricordare la strage di Via D'Amelio. Alla partenza ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Palermo c'era anche la sorella della Premier, Arianna Meloni, accolta dalla deputata palermitana di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. Lo facciamo ancora una volta gridando sempre più forte la nostra richiesta di verità su quello che accadde dopo il 19 luglio del 92. Alla fiaccolata organizzata dal Forum 19 luglio e da Comunità 92, rappresentanti del governo e della maggioranza, dal ministro Andrea Bodi alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo. Con la fiaccola in mano, tanti parlamentari ed eurodeputati di Fratelli d'Italia. La fiaccolata per ricordare, non ci sono simboli di partito, sono cittadini che da anni ricordano Paolo Borsellino. Il governo, fin dal suo insediamento, ha fatto dell'antimafia la propria battaglia principale. Alla manifestazione hanno aderito l'assemblea regionale e una ottantina di comuni, a sfilare anche il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Dopo un'ora la fiaccolata è arrivata in Via D'Amelio, dove poco prima le agende rosse avevano organizzato un dibattito sulle verità nascoste della strage. Non è facile cercare di parlare di giustizia e di verità nel luogo in cui, con la sottrazione dell'agenda rossa del giudice Borsellino, iniziò un lungo percorso, ancora attualmente in atto, per impedire il raggiungimento della piena verità sulla strage.